Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutte, buongiorno a Tina che ci tiene tanto a questo saluto del giovedì, buongiorno a Rita, buongiorno a tutte le persone che dovrebbero essere qui con noi e invece non riescono a venire. E dovrebbe essere uno stimolo per voi che invece potete venire a venire in libreria. Lo so, ve lo dico tutte le volte e diventa anche stucchevole forse, ma il compito di un libraio è quello di portare gente in libreria e vendergli libri. Tutte le altre cose che vengono attribuite ai librai dal punto di vista culturale e così via non attengono al vostro di libraio. Io sono qua per rendere la libreria quanto più piacevole possibile per chi ci lavora volontariamente e gratuitamente e per chi ci entra quasi per un atto d'amore, perché arrivare da Io ci sto, malgrado siamo al centro del Vomero, è comunque un percorso che passa attraverso tante altre librerie, quindi è anche una scelta e io credo che possa essere considerata una scelta d'amore, anche se in questa giornata l'amore forse è la cifra meno indicata per commentare i fatti del giorno. E allora facciamo una cosa, non li commentiamo, del resto saranno loro a commentare noi, purtroppo, e a incidere sulla nostra vita come avviene oramai diciamo, per quanto riguarda la pandemia, per quanto attiene la pandemia, avviene oramai da 2 anni. E comunque questi eventi che sono lontani geograficamente, neanche tanto oramai, ma così importanti e così gravi, sicuramente incideranno anche sulle nostre di vite. Quindi lascio ai tutt'oggi di Facebook cominciare da oggi una nuova attività di inviati di guerra e di diplomatici, giusto con qualche interruzione, qualche pausa in cui si trasformano di nuovo in virologi o in strateghi o in allenatori di calcio, e io passo invece a quello che è il mio di compito, quello di farvi desiderare di venire qui in libreria e soprattutto desiderare di acquistare libri da Io ci sto. Ancora prima di tutto voglio parlarvi, e questo capiterà oramai quasi tutte le volte e probabilmente anche con una rubrica ad hoc, ne ho parlato stamattina con quello che dovrebbe essere il responsabile di questa rubrica. Voglio raccontarvi qualche cosa del Mystery con due S, Mystery Napoli. Io ci sto, aveva sempre avuto il pallino di un premio. Ce lo siamo detto tante volte, ci abbiamo pensato, ci abbiamo addirittura lavorato, ma presi poi da tante, tante, tante altre cose, era un sogno nel cassetto di Io ci sto, e questo sogno si sta per realizzare nell'ambito appunto di Misteri, il primo festival napoletano nella città di Napoli, nazionale dedicato alla letteratura gialla, e nell'ambito di questo festival anche il primo premio giallistico gestito da Io ci sto e dai suoi soci lettori, con presenze importantissime, con presidenze importanti come quella di Maurizio De Giovanni. E soprattutto tutto nasce dalla genialità di Ciro Sabatino, che tra i suoi meriti, e non so se sia tra le sue colpe, ha quello di aver fatto partire Io ci sto e di averla resa possibile, di aver acceso la luce su una mancanza che c'era in questa città, in questo quartiere, e di aver accolto intorno all'idea di questo quartiere, l'idea di questa mancanza e la voglia di questo quartiere di avere un posto dove parlare di libri, essere all'interno, di una rete di lettori e
e soprattutto lavorare, il sogno di tanti, molti vogliono fare il pompiere, grande, moltissimi vogliono fare l'astronauta, qualcuno vuole fare il libraio. E io ci sto diciamo, ha esaurito anche, ha esaudito ed esaurito per quanto mi riguarda, anche questo desiderio, per cui lo staff di dove ci sto è composto di persone, diciamo che oramai sono diventate professioniste. Un po' con la voce, grazie! E quindi di persone che mostrano la loro professionalità tutti i giorni qui da Io Ci Sto. E vi accolgono e riescono a soddisfare le vostre esigenze. Festival del Giallo, con presenze importanti, con partner importanti, il primo chiaramente è Gialli.it di Ciro Sabatino, altro partner importantissimo è il Grenoble, l'Istituto francese di cultura a Napoli, diciamo, nella cui location si svolgeva gran parte del festival. Avevamo bisogno di una location adatta, grande, che potesse accogliere pubblico perché e che potesse accogliere soprattutto uno degli eventi fondamentali di questo festival, che era questa eccezionale, e non utilizzo termini così esagerati, l'eccezionale mostra di cimeli e libri dedicati a Sherlock Holmes, il più grande collezionista del mondo, che è italiano, e ha un hangar di centinaia di metri quadri, forse migliaia di metri quadri, adesso non lo so precisione, destinato ai cimeli di Sherlock Holmes e a tutte le edizioni dei suoi libri. Porterà la sua collezione, i pezzi più importanti, i pezzi più belli, una vastissima, una grandissima quantità di materiale, lo porterà qui a Napoli in questa mostra che avrà sicuramente risonanza internazionale. Sarà anche l'occasione per riunire a Napoli gli amici dello studio in Holmes, che è l'associazione degli sherlockiani italiani, e nell'ambito di questo festival ancora ci saranno incontri, ci saranno autori importantissimi che saranno qui con noi, ci saranno addirittura presenze straniere assicurate dal patrocinio del console di Francia a Napoli, quindi, e dei suoi colleghi che si impegneranno a portare dei nomi importanti nel campo del giallo. E quindi avremo anche apporti stranieri, ci saranno incontri, ci sarà musica, ci sarà proiezione di corti, ci sarà anche qui chiaramente, Io Ci Sto sarà anche sede di alcuni eventi, ci sarà una mostra dedicata alla rivista, lo Strand Magazine, su cui comparivano a puntate i racconti di Sherlock Holmes, una mostra di cimeli anche qui, una piccola mostra di cimeli anche qui. Ci saranno firmacopie di questi autori, ci sarà il primo incontro, quante cose ci saranno in questi 4 giorni, dal 9 al 12 di giugno del 2022. Ci sarà il primo convegno, chiamiamolo così, il primo incontro delle donne scrittrici di giallo in Italia, e quindi tante, tante amiche di Io Ci Sto si incontreranno in un convegno, in un dibattito che sarà anche questo una prima assoluta, e ci sarà il premio destinato al giallo edito in Italia fino al 31 marzo del 2022. Chiaramente gli apporti e le proposte saranno tantissime, saranno vagliate, e ci sarà e si aprirà una cinquina finale decisa e diciamo insindacabilmente da Maurizio De Giovanni e dai suoi collaboratori, e su questa cinquina poi si esprimerà il voto dei soci di Io Ci Sto, dei soci eletti di Io Ci Sto. Vi anticipo appunto che le candidature alla giuria immagino che saranno tante, tantissime. Per non scontentare nessuno applicheremo il semplicissimo metodo dell'estrazione a sorte. Quindi poi i giurati riceveranno i testi della cinquina, ci sarà chiaramente che a quel punto già sarà una vittoria essere in quella cinquina,
dopodiché ci sarà la proclamazione sicuramente di un vincitore e di tanti premi speciali diciamo, attribuiti dalla giuria. Quindi un premio che speriamo si avvii a diventare poi una tradizione e che abbia un successo clamoroso. Ma del resto le cose che fa, io ci sto, quando partono, noi siamo come un diesel, però quando partiamo non ci fermiamo più, perché ci guida l'entusiasmo, ci guida la passione, in qualche caso ci guida anche la competenza, quindi non può non essere un successo quello che alla fine facciamo, anche perché viene accolto sempre con grandissima benevolenza, sia dai cittadini che dai nostri soci che dagli addetti ai lavori, e speriamo che sia anche questa volta così, perché il lavoro e l'impegno sarà tanto per tanti di noi, e quindi speriamo di offrirvi un piattino degno di Io ci sto e della sua tradizione, chiamiamola così. Nella presentazione di stamattina facevo un riferimento a Napoli, Barcellona, Forza Napoli Sempre, e al festival, al Mystery con due S, perché l'attenzione, come vi dicevo prima, è soprattutto, diciamo non soprattutto, c'è cioè, attenzione e spazio per il mondo del giallo femminile, sia nelle protagoniste dei gialli, le varie Miss Marple e tante altre, sia nelle scrittrici italiane. Vi ho detto che ci sarà un convegno proprio delle scrittrici italiane di giallo, quindi questa è la spiegazione di questo nome del festival, con due S, Miss, che ricorda appunto l'eterno femminino, e Mystery per quanto riguarda invece il tema fondamentale, il fil rouge o fil yellow della manifestazione. Napoli-Barcellona, Forza Napoli Sempre, è anche un itinerario che fa da conduttore alle mie presentazioni di oggi. Oggi abbiamo fatto un pippone stratosferico, però meritava, soprattutto per quanto riguarda il Mystery, e io mi auguro che nelle prossime settimane appunto sarà con noi Ciro a parlare, a raccontarci un po' della sua evoluzione, e vi assicuro che quando Ciro racconta le cose è capace di farle innamorare di quelle cose chiunque. Quindi il pippone aveva una sua valenza, come aveva una sua valenza questo parallelo che ho fatto tra Napoli, Barcellona, Forza Napoli Sempre e Io giallo. Perché Napoli? Io vi presento adesso libri così come mi sono comparsi ieri, come quando preparo la rubrica, come ve lo dico sempre, sono loro che chiamano me, e alla fine io trovo in questi libri un filo conduttore di grandissimo spessore e forza. Avevo pensato appunto di dover parlare del Mystery e ho trovato la prima cosa, una chicca, nelle chicche di Io ci sto, ho trovato questo, Napoli, la mazzetta, Attilio Verardi. Nella fascetta di Oreste del Buono, che diciamo a cui tanti devono nella storia del giallo italiano, il più bel giallo italiano che abbia mai letto. Attilio Verardi, sebbene la sua produzione non sia così elevata, così alta, a parte avere un passato di traduttore incredibile, perché ha tradotto da Patricia Highsmith a John Updike a tanti altri scrittori americani, quindi da aver assunto, diciamo, per osmosi proprio da queste traduzioni la capacità di raccontare storie e di raccontare storie gialle, ha una produzione però
di giallo abbastanza limitate, sono 4-5 titoli, ma questi 4-5 titoli hanno fatto la storia del giallo italiano, hanno fatto di lui uno dei maestri del giallo italiano e quindi a pieno titolo comincia in questo percorso Napoli-Barcellona, forse Napoli-Sem, che vi dicevo, è il capolinea. Adolfo Attilio Veraldi, La Mazzetta. Molti di voi avranno visto il film con Tognazzi e Mino Manfredi, questo commercialista cui unico mito sono i soldi e la possibilità di farli e di farli a suo favore, e che viene coinvolto nella ricerca di una ragazza scomparsa con tanti misteri e con tanti documenti scottanti, e quindi la storia forse già vi è nota, e anche quella fu una trasposizione sicuramente felicissima del romanzo, ma l'ironia, la capacità di descrizione dei caratteri e dei personaggi, alcuni di questi veramente indimenticabili, è tutta da ritrovare nel libro, e quindi io vi invito, come farò diverse volte in questa mia proposta, vi invito a leggervi i classici del giallo per apprezzare ancora di più, ove possibile, apprezzare ancora di più i moderni, le nuove leve, quelle anche meno nuove, e comunque per vedere quanto patrimonio ci sia nella letteratura gialla, che è una letteratura a tutto tondo, non è un genere minore, è un genere assolutamente degno di comparire nella storia della letteratura italiana. Quindi il primo consiglio, chi non l'avesse letto, si faccia le basi e comincia a leggere questo Attilio Veraldi, La Mazzetta. Nelle chicche di Io ci sto, a un modico prezzo di 5 euro, è stato ritrovato tra gli altri appunto in una recentissima donazione, è arrivato in libreria, quindi è bene che qualcuno ne faccia buon uso. Napoli-Barcellona. Andrea Camilleri ha dato il nome del suo personaggio, il cognome del suo personaggio fondamentale, gli ha dato il cognome in onore di uno scrittore spagnolo, di uno scrittore catalano, di Manuel Vázquez Montalbán. Arriva in libreria, è arrivato da poco, questa riedizione di uno dei romanzi più belli di Montalbán, Le Terme, per Feltrinelli, è all'interno di una situazione appunto di riposo di Pepe Carvaglio, il commissario diciamo inventato dalla penna di Montalbán, che si imbatte in una serie di delitti che lo costringono a sospendere il suo meritato riposo per entrare in azione alla scoperta di tanti misteri, di tante di crudissime realtà, ma tutto questo come sempre in una esposizione che fa dell'ironia la sua traccia principale. Sorrisi si sprecano leggendo questo romanzo in particolare, io l'ho letto quando uscì, per me è stata una piacevole sorpresa ritrovarlo in libreria in questi giorni. Allora, di Manuel Vázquez Montalbán, Le Terme, è un'avventura del commissario Pepe Carvaglio, per Feltrinelli Editore. E con questo ho dato diciamo significato a quel Napoli-Barcellona, forse Napoli sempre, di cui avevo scritto collegando alla presentazione di oggi e al festival, al Mystery che andremo a organizzare con gialli.it e tutti gli altri partner, di cui
di volta in volta riparleremo, cercando anche di avere qui diciamo, i diretti interessati di questi frate Cortonero, Comics, Grenoble e così via. Le cronache, se appena si accende il televisore in questi minuti, risuonano di lampi di guerra e il nome di una città è quello che compare più spesso, quello che sentiamo più spesso, la capitale dell'Ucraina, Kiev. A Kiev nel 1911, quindi eravamo in pieno impero zarista, anche se diciamo, in prossimità della rivoluzione, a Kiev nel 1911 nacque Giorgio Scervanenko. Da madre italiana e papà ucraino, ma a soli 6 mesi con la mamma torna in Italia, viene in Italia e ci resta e inizia una. Il papà muore durante la rivoluzione d'ottobre, lui resta in Italia e inizia la sua avventura italiana e la sua avventura nel campo della letteratura. Non aveva una grande voglia di studiare, ma aveva invece una grande voglia di scrivere, di raccontare cose. Fece una carriera all'interno delle grandi riviste, dei settimanali italiani, questo a cavallo degli anni 40, 30, 40, 50, come estensore delle lettere del cuore. Sotto vari pseudonimi firmava le risposte alle lettere del cuore, quelle che attualmente hanno in Natalia Spesi, una delle massime esponenti. La lettera del cuore, diciamo, la posta del cuore è una rubrica che permette di entrare in contatto vivo e doloroso con tante realtà, con tanta umanità dolente, mortificata, tradita, colpita da violenza familiare, insomma, non è solo quelle 2 o 3 lettere che compaiono poi nella rubrica settimanale o mensile o quello che sia. Ma le decine e decine di storie che vengono portate sul tavolo di chi poi sceglie e risponde. Adesso sì, chiaramente per le più note c'è un comitato di redazione, le lettere vengono filtrate e così via. All'epoca le lettere venivano lette direttamente, quindi Scervanenko aveva questa massa di storie che la maggior parte appunto dolorose e di grande disagio da ascoltare, da leggere, che permeavano poi, quasi come ho detto prima, per osmosi, gli davano il senso della sua utilità, se non nel risolvere certe situazioni, ma nel dare una proposta di soluzione. E lui ne farà uso poi di questo bagaglio enorme di storie, di conoscenze nella sua scrittura. E 2 serie importanti di romanzi, quella più conosciuta e che ne fa veramente il maestro, o vogliamo dire uno dei maestri del giallo italiano, è quella che vede Duca Lamberti come protagonista. Duca Lamberti è un medico condannato per aver praticato l'eutanasia,
Vi ricordo che siamo negli anni, penso, 50 più o meno, e quindi il discorso è veramente di grandissima attualità adesso. Sì, no, 1966, e quindi lui dà questa sensibilità di medico attento al dolore degli altri, e ritorna al discorso della comprensione del dolore degli altri, questa sensibilità la utilizza nel tentativo di soluzione dei casi. La nave di Teseo, ripubblicando tutte le opere di Giorgio Scerbanenko, ha cominciato adesso a pubblicare i primi due volumi dedicati a Duca Lamberti. Il primo è Venere Privata, e qui c'è appunto la storia di una giovane ragazza che fuggendo e cercando occasioni di vita, purtroppo trova la morte. E la seconda è Traditori di tutti, in cui un doppio delitto nell'ambiente, diciamo, nello scenario dei Navigli, con un'auto trovata sommersa con cadaveri a bordo, dà la stura a una ricerca all'interno della città. Poi in questo caso Milano è protagonista ed è diciamo di grande importanza come sfondo sia sociale che diciamo economico della narrazione di Scerbanenko. Quindi anche da questo punto di vista il romanzo è attuale, i romanzi di Scerbanenko sono assolutamente attuali per utilizzo della lingua, della capacità di introspezione rispetto alla natura dei personaggi e ai loro caratteri. Quindi anche in questo caso, più che un consiglio, è un invito fermo. Non potete essere amanti dei gialli se trascendete dalla lettura di Giorgio Scerbanenko, e in particolare dei suoi volumi dedicati al personaggio di Duca Lamberti. E quindi Venere Privata, la prima indagine, quindi dove si svela il personaggio. E poi appunto il gioco è anche quello di trovare tratti dei vari personaggi, dei vari protagonisti, in personaggi e protagonisti, diciamo, più vicini a noi, più recenti e così via. Quindi il gioco è bello, è stimolante e vi darà anche soddisfazione da questo punto di vista. Diciamo che i credits a volte non sono dichiarati, ma poi è bello scoprirli e vedere anche il risultato che hanno dato gli scrittori più vicini a noi. Allora, Venere Privata e Traditori di tutti, per la nave di Teseo, sono i primi due romanzi dedicati a Scerbanenko. Non vi pentirete di aver cominciato a leggere una serie, tra l'altro i romanzi in tutto sono quattro, quindi non è un impegno da qui all'eternità. Sono sicuro che vi piaceranno. Mi sento di Ripeto, di consigliare e di invitare alla lettura. Per questo adesso qui veramente siamo alle novità che arrivate stamattina in alcuni casi, da oggi in libreria, e quindi concludiamo la parte che riguarda i maestri del giallo, della letteratura gialla, e concludiamo col maestro. Georges Simenon, il dottor Bergeron. Penso che quando si tratti di Simenon e dei suoi romanzi, non si debba fare altro che
che dare una brevissima nota di presenza del volume. Il volume è in libreria, non è della serie di Maigret, ma è comunque un giallo, parte da un delitto, e anche qui è bello scoprire diciamo, le atmosfere di una città e della sua provincia, e soprattutto la capacità narrativa di quello che è stato considerato da molti e ancora considerato uno dei più grandi scrittori del Novecento, senza nessun genere da affibbiargli vicino. Quindi di Georges Simenon, il dottor Bergeron, per Adelphi, Biblioteca Adelphi. Cambiamo completamente genere, andiamo su uno dei miei miti moderni, nel senso che sono oltre 25 anni che mi fa compagnia tutte le mattine in radio. Ricordo che i bambini erano piccoli quando li portavo a scuola elementare, e in macchina sentivamo le prime note della sigla introduttiva di questa trasmissione storica. E ancora oggi, mentre vengo in libreria, mi accompagnano le note, sempre se riesco a fare in tempo, perché sono molto ritardatario, però riesco a sentire ancora Marco Presti, Antonello Dose e loro Ciro del Coniglio. In più, Marco Presta è uno scrittore di una cifra superiore alla media nazionale, assolutamente. Per quanto il suo personaggio lo porti ad essere modesto, schivo, riservato, autoironico, in maniera quasi autoregionista, vi assicuro che la sua scrittura anche in questo caso, non è da scrittore di genere. Noi leggiamo le sue storie come se fossero quelle di un fratello, di un amico, di un figlio, comunque di qualcuno normalissimo a fianco a noi, riconoscendo i difetti, riconoscendo le idiosincrasie, riconoscendo le piccole manie, i grandi gesti di autolesionismo, oppure i grandi gesti di generosità. Diciamo uno di noi, Marco Presta uno di noi, o comunque uno che noi conosciamo bene. E tutto questo soffuso dalla grandissima ironia che gli viene io credo che questo lui lo ammetta da sempre, dall'aver frequentato un grandissimo maestro dell'umorismo come Enrico Vaime. Poi la coppia con Antonello Dose, una coppia collaudata appunto, ultra ventennale, e ancora oggi diciamo funziona e dà grandissima soddisfazione, sollievo la mattina e compagnia ai suoi ascoltatori. Marco è in libreria con questo Il prigioniero dell'interno 7, è un romanzo pandemico, ma è il modo di affrontare la pandemia con quella cifra ironica che ce lo fa veramente divorare diciamo in poche ore. Anche questo è uno di quegli scrittori che quando escono io non perdo tempo e voglio che sia tra i libri che leggerò. Se ne parlo quest'estate, chiaramente sapete che un libraio non è fatto per leggere, è fatto per vendere. E quando legge lo fa come svago, e possibilmente legge solo le cose che gli piacciono.
tra questi ci sono i libri di Marco Presta, Il prigioniero interno numero 7, e vi assicuro che se non l'avete mai letto, vi verrà voglia di leggere gli altri. E sono tutti quanti assolutamente godibilissimi, dei piccoli gioiellini di letteratura. L'editore Einaudi, penso di avervelo detto, speriamo di avere Marco Presta, come ci è capitato un paio d'anni fa, se non in libreria, perlomeno in qualche manifestazione dove possiamo essergli di supporto bibliografico, come io ci sto. Oggi pomeriggio passa in libreria, abbiamo appuntamento, perché è in uscita proprio adesso questo suo romanzo, quindi passerà anche per salutare e per firmare qualche copia per i lettori di Io ci sto, Pierluigi Arzano, con questo La grande Zelda. Zelda è un nome che si accomuna a un personaggio nella storia della letteratura mondiale, chiaramente la moglie di Francis Scott Fitzgerald, l'ispiratrice, la moglie bellissima e amatissima di Scott Fitzgerald, era ispiratrice dei suoi romanzi, chiaramente dal grande Gatsby, e quindi qui la grande Zelda. È come se dietro ogni personaggio, ogni grande personaggio, ci sia soprattutto una grande donna, e questa è la sua testimonianza, diciamo. Zelda concluse la sua vita in casa di cura, e dalla casa di cura parte il romanzo, con il ricordo di queste feste fantasmagoriche, con il ricordo di questi personaggi che avevano quasi un cliché, che noi riconosciamo subito quando c'è una coreografia, quando c'è una scenografia in un film, in una fiction e così via. Riconosciamo subito quel periodo, quell'ambiente e diciamo anche quelle movenze, quei balli, perché il ballo è il protagonista del libro di Pierluigi, e che è un romanzo a tutti gli effetti, sia ben chiaro. Quindi di grande interesse per chi ha amato Scott Fitzgerald, per chi ha amato il grande Gatsby e per chi ha amato e sognato di quel periodo e di quell'estetica, chiamiamolo semplicemente così, estetica di quel periodo. Per Massivio, Pierluigi Razzano, La grande Zelda. Fate in tempo se chiamate allo 081 578 0421, come Maria Rosaria Corrado sicuramente avrà segnalato. Oppure se scrivete qui sotto nei commenti, che io poi dopo vado a guardare, vi ringrazio perché io non vi vedo adesso, ma so che ci siete, vi saluto tutti singolarmente e vi ringrazio dell'affetto. Potete telefonare e prenotare casomai una copia di questo La grande Zelda, come del resto di tutti gli altri libri che vi ho presentato e degli altri due che vado a presentarvi. In questo caso potreste avere anche la dedica di Pierluigi, che avere un libro dedicato dall'autore ad personam è sempre un plus, eh? Plus, non si dice plus, un plus importante rispetto a chi ama anche collezionare i libri oltre che leggere, quindi avere degli esemplari che abbiano una certa storia, una certa vita. Come lunga vita sicuramente avrà il romanzo del premio Nobel, che ha un nome che se dovesse andare in codice fiscale sarebbe impossibile. Comunque io ci provo, il nome è Abdul Razak, vabbè, non è poi tanto difficile, Gurnah. Il libro è Paradiso, è il premio Nobel 2021 e la nave di Teseo ce lo propone, come ci ha proposto i precedenti, alcuni dei libri
dei libri precedenti di Gournat. È un romanzo che è facile definire di formazione, la storia di un ragazzo di 10-11 anni che nel corso del romanzo crescerà e crescerà tra gli orrori della guerra, tra le difficoltà, tra la miseria, la riduzione quasi in schiavitù, insomma, per arrivare poi a una catarsi finale che non vi racconto anche perché non la so, sinceramente, ma ho letto la Sinossi e so quanto è potente la scrittura di Gournat, perché mi sono andato quando è stato proclamato il Nobel, sono andato a vedermi un poco delle sue cose e quindi lo aspettavo con una certa ansia, perché sapevo che sarebbe stato un libro molto compendioso, bello grosso, bello pesante, bello anche spesso, quindi questo è più di un paio d'ore di lettura sicuramente, vi assicuro. E la storia è forte, è una bella storia. Il personaggio di Yusuf, che è il protagonista, sicuramente vi resterà impresso, poi credo che lo ritroverete anche in qualche riduzione cinematografica, sicuramente. Quindi, Abdul Razak Gurnah, premio Nobel 2021 per la letteratura, Paradiso, per la nave di Teseo. Uno dei fenomeni editoriali del 2021, 2021, è quello di Escol Nevo e dei suoi tre piani. Escol Nevo torna in libreria, torna con Neri Pozza e torna con Le vie dell'Eden. Mentre al cinema in furia la polemica sulla riduzione cinematografica che ne ha fatto Nanni Moretti di Tre Piani, in libreria avete una nuova occasione per ritrovare uno scrittore che a molti è piaciuto, molti hanno osannato e diciamo il passaparola ha fatto il resto e quindi questo è un romanzo ben strutturato, l'ambiente medico, un primario che comincia ad avere pulsioni verso una specializzanda, insomma c'è tutto per dare interesse alla lettura e voglia di finire al più presto, di bersi quasi questa nuova prova di Escol Nevo. Le vie dell'Eden per Neri Pozza. E così comincia anche la marcia indietro, oramai tradizionale. Vi ho presentato di Abdul Razak Gurnah, Paradiso. Diciamo, è quasi un per chi è un forte lettore, conoscere le altre letterature e quelle che spesso lontane da noi invece producono poi autori diciamo di grande spessore, è quasi un impegno dover leggerne qualche cosa. E questo per esempio è un'ottima occasione per conoscere la scrittura di Abdul Razak Gurnah. Paradiso, per la nave di Teseo. Come molti di voi hanno amato il grande Gatsby, almeno me lo auguro, lo conoscano, o almeno quando poi tutto mancasse, almeno sapere di che si parla, di che periodo si parla, ritroveranno quei personaggi e quel periodo in La Grande Zerda. Sottolineo di nuovo il discorso del ballo protagonista, perché il ballo è il grande protagonista del romanzo, quindi chi ama anche il ballo troverà pane per i suoi denti.
E ricordatevi oggi che Luigi è qui in libreria, gli chiederò di firmare delle copie, se ci fosse qualcuno di voi che lavora addirittura dedicata, lo faremo. L'ho detto, non è più che la giornata dei consigli, la giornata degli inviti, nel senso che vi invito a leggere anche questo di Marco Presta, di scoprirlo come autore e di farvelo piacere, perché l'umorismo non si insegna, si impara, e questo può essere un ottimo motivo per cominciare a capire che cos'è l'umorismo. Marco Presta è prigioniero dell'interno 7, diciamo, soprattutto pensando che è un romanzo che ho cominciato a definire così, ce ne saranno tanti altri purtroppo, pandemico, quindi con spunti di grandissima attualità, ma soprattutto per la vena ironica che Marco Presta è capace di dare a tutti i suoi libri. E quindi facciamo il percorso dei maestri del giallo, di quelli dai quali non si deve prescindere nel modo più assoluto per gli amanti di questo tipo di letteratura, e quindi di quelli di cui si parlerà probabilmente anche nel Mystery, che gialli.it, ci sto con Comics, con la Scuola Italiana di Comics, con Corto Nero e con il Grenoble, organizzerà a giugno di quest'anno, dal 9 al 12 giugno, e quindi si parlerà sicuramente, aleggerà la figura di Giorgio Simenon, e non soltanto del Simenon di Negri, ma quello della grande letteratura scevra da ogni limitazione di genere, anche se in questo dottor Bergeron comunque il delitto c'è, il mistero c'è, il colpevole c'è, e chi scoprirà il colpevole c'è. Così come colpevoli e vittime nello stesso tempo spesso sono i protagonisti dei romanzi di Giorgio Scerbanenko. Qui sono i primi due romanzi che hanno come protagonista il medico Duca Lamberti, gli pubblica La nave di Teseo, Nel Venere privata e Traditori di tutti. Non perdete questa occasione di rilettura, perché da qui si capisce come è partito il giallo italiano, così come è arrivato ai nostri giorni. Altro grande maestro è questo sul percorso, sul tragitto Napoli-Barcellona, Forza Napoli sempre, Manuel Vázquez Montalbán, col suo Pepe Carvaglio, Le Terme, anche in cui l'ironia è una delle cifre del romanzo. L'ambiente è quello appunto di uno stabilimento termale nel quale Pepe Carvaglio sta trascorrendo un periodo di riposo, ma sembra che sia lui ad attirarsi i delitti, e quindi il riposo si trasforma in una nuova indagine, soffusa come sempre di ironia. Queste predizioni di Feltrinelli. Infine la chicca, di solito finisco con le chicche appunto facendo il percorso indietro, avendo cominciato, adesso finisco con la chicca del Dio ci sto, del Lourdes Gold, il più bello giallo italiano che abbia mai letto, scriveva Orestes Del Buono, parlando di Attilio Veraldi e della Mazzetta. Diciamo, veramente, per quanto riguarda Napoli, il giallo, abbiamo detto la base di Misteri, e del motivo per cui a Napoli sia necessario, indispensabile un festival del giallo, è che a Napoli è nato il giallo, è nato con Mastriani, è nato con Matilde Senao e poi più avanti con tanti altri autori, soprattutto con Veraldi, e fino per arrivare alla scuola napoletana, egregiamente rappresentata da Maurizio De Giovanni e tanti altri, che non nomino perché altrimenti sicuramente me ne dimentico qualcuno e poi dopo devo fare i conti con
con le giuste reprimende. Quindi anche questo è un libro che dovete leggere, non potete dire di capire qualcosa di Gialli se non conoscete Attilio Veraldi, se non conoscete Scerbanenko, se non avete mai letto niente di Simenon, se non avete mai letto niente di Montalbano, come ha fatto per anni Camilleri prima di cominciare a scrivere di un personaggio a lui dedicato. E quindi diciamo, il succo della storia di questa rubrica di oggi è: se vi piace un genere, andate alle origini di quel genere, leggete i maestri di quel genere, perché lì troverete la risposta a tante domande, troverete anche le origini di tanti modi di scrivere attuali. Io con questo ho finito, vi ringrazio, speriamo che già nella prossima settimana questa atmosfera cupa con la quale ci siamo svegliati, anche sapendo che sarebbe successo, perché non possiamo fare diciamo, i sepolcri imbiancati, che non sanno che cosa succede nel mondo e cosa si sta preparando e cosa succederà sicuramente. Speriamo che intanto qualche cosa funzioni e che la situazione, soprattutto per le popolazioni civili dell'Ucraina, migliori. Altro non devo dirvi, forse solo una cosa, forza Napoli sempre. Ciao!